state? Allora, io un po' meglio. Se mi seguite su Instagram saprete che in questi giorni sto un po' malaticcia. Comunque niente di che, tranquille. Allora, nel video precedente, perché ultimamente me lo dimentico sempre, non so cosa succede, gravissimo, vi ho parlato del massaggio al cuoio capelluto, quello che faccio io ogni sera per cercare di aumentare un po' il volume. Secondo me sta funzionando, quindi date un'occhiata qui giù in descrizione perché è interessante secondo me. Allora, nel video di oggi, ragazze, vi voglio, anzi, prima di tutto voglio cercare di soddisfare le più esigenti, perché mi dicono che mi tocco sempre i capelli, ed è vero, parlo di capelli, sarebbe un problema se mi toccassi i piedi, cerco di non farlo, ecco, ma oltre questo mi dicono che sempre la solita cosa, i video troppo lunghi eccetera, quindi faccio oggi subito vi parlo un po' e vi faccio vedere tutti quei prodotti con cui io non mi trovo bene, tutti i prodotti che purtroppo non mi piacciono. Ovviamente è un giudizio personale, non sto dicendo che questi prodotti non siano validi, anche perché tantissime ragazze li utilizzano e si trovano molto bene, però su di me non hanno funzionato. Mi rendo conto che io spesso vi faccio vedere, vi mostro più i prodotti che mi piacciono rispetto a quelli con cui non mi trovo bene. Se ho due prodotti con cui mi trovo bene e se ce ne ho due con cui non mi trovo bene, ovviamente io preferisco dare spazio a quelli con cui mi trovo meglio. È chiaro, mi piace potervi aiutare e condividere prodotti secondo me validi e che su di me funzionano, piuttosto che stare comunque a recensire negativamente alcuni prodotti barra accessori. Non vorrei, ecco, che comunque passasse il messaggio: ok, questa si compra prodotti, riceve prodotti, tutto bello, tutto buono. In realtà no, ragazzi, ci sono anche tanti prodotti che io ho comprato, i prodotti che mi hanno inviato, di cui io avrei voluto fare video, darvi recensioni positive, consigliarveli, però non mi è stato possibile. In realtà non ho neanche tanto modo di farveli vedere, perché molte volte questi prodotti con cui non mi trovo bene finiscono nel video terminati, insomma, dell'ultimo periodo, i prodotti finiti eccetera. Alcuni non finiscono proprio, ecco, perché non li utilizzo e quindi come faccio a finirli? Infatti li do al mio fidanzato, li utilizza lui, ovvio lui ha meno capelli di me, ora che finiscono ciao, ne alcuni neanche a lui piacciono, quindi vabbè. Allora ragazzi, iniziamo un po'. Se vi parlo di questa cuffia qui che avevo comprato io su Afroitalia, ragazzi, per me veramente scomoda. Voi sapete che io di notte utilizzo le pinze, l'ho comprata però l'ho abbandonata, ragazzi, perché è scomodissima, mi devo mettere a testa in giù, tenere i capelli in plopping, poi stringere questo elastico dietro, però tenere davanti, tirare qua, qui se ne escono, poi è molto larga, quindi i capelli ballano all'interno. Non mi sono trovata per niente bene, purtroppo non la utilizzo mai. Alcune hanno quella con la molla, però non mi piacciono, ragazzi, io con le cuffie proprio non mi ci trovo bene, non ci posso fare niente. Allora ragazzi, questo qui è un mascara, voi sapete che la eyeliner io ve lo consiglio sempre della stessa linea, io l'avevo comprato insieme mascara e eyeliner nella speranza di poterveli consigliare tutti e due, perché dal pack sembrano veramente fighissimi. L'eyeliner della stessa linea è fenomenale, lo uso tutti i giorni, stupendo, mi piace tantissimo, tratto nero che dura durante la giornata, non si rovina, facilissimo da applicare, non quel nero lucido che non mi piace, un nero fatto bene, veramente bellissimo. Invece non posso dire lo stesso per il mascara, waterproof mascara, veramente inutile, a parte che da quando l'ho comprato fa questa cosa qui. Vedete? È una specie di colla, ragazze, mamma mia, su di me non funziona proprio. Lo applico sulle ciglia, a parte che non si vede nulla, non dà nessun effetto sulle ciglia, se non separarle un po', non dà volume, non dà lunghezza, per struccarlo. No, non mi piace proprio. Ragazzi, un altro prodotto, a me dispiace, questo me l'avevano inviato, mi dispiace tanto perché ad alcune piace molto questo prodotto, io lo odio, ragazzi, mi dispiace. La mia esperienza è stata questa, il gel
gel di Rules. Non mi è mai successo, giuro ragazzi, con nessun prodotto, di, lo dico però non fatelo, di rilavare i capelli subito dopo averli asciugati facendo styling con lui. Due volte è successo, li ho dovuti rilavare. Ho messo prima più quantità, poi meno quantità, non mi piace, mi ci sono trovata malissimo, non lo so come mai, non so che cosa ha all'interno. A tantissime piace, mi lascia sempre i capelli in un modo strano. Sì, vabbè, li arriccia un po' di più, però non lascia i capelli lucidi. È una sensazione strana, anche visiva, ma è come se ci fosse il cast perenne. Non va via, io continuo a toglierlo, continuo a toglierlo, non va via. Non è proprio cast, ok? È proprio questo gel che sui miei capelli si comporta in questo modo. Non riesco a capire il motivo, non mi piace proprio. Zero volume, tutti appiccicati, sembrano sporchi. Ragazzi, non mi piace. Un altro prodotto, shampoo idratante capelli ricci e lamella verde di Maternatura. Anche questo, ragazzi, me l'avevano inviato, non riesco ad usarlo. Ah, ho dimenticato di dire che quello lì di Rules all'inizio neanche al mio ragazzo piaceva, poi ultimamente invece l'ha provato e andava un po' meglio rispetto alle altre volte, però neanche a lui fa impazzire, boh. Allora ragazzi, questo qui è lo shampoo di Maternatura ed è un final wash. Non è approvato dal Metodo perché ha un solfato, non mi piace per niente. Ogni volta che lavo con questo prodotto i capelli diventano secchi. Alcune dicono, guarda che non sono, cioè non è per, proprio per i solfati, boh ragazzi, io non li uso più, ora ditemi la scienza di qua e di là. I capelli non mi vengono bene, io cioè che posso fare? Quando utilizzo in particolare questo qui mi vengono i capelli secchi, poi non definiti, tutti aperti, non si arricciano. Ragazzi, non lo so, non mi piace proprio. Cioè quest'inci lunghissimo qua che sembra una bibbia, tutto fumo e niente arrosto praticamente. Molte dicono che si trovano bene diluendolo con acqua. Allora ragazzi, ok, ma secondo me un prodotto deve essere anche comunque facile da utilizzare. Non è che io devo trovare stratagemmi, trucchetti per farlo funzionare. Cioè io ho tantissimi shampoo così che li metto, massaggio, sciacquo e i capelli vengono benissimo. Non devo fare in modo che sia funzionale, ok? Funzionano e basta, quindi io preferisco quelli più facili da questo punto di vista. Sì, forse diluito può andar bene, però io preferisco prodotti che siano subito da soli, belli, funzionali, pratici e fatti bene. Dato che ci siamo con Maternatura, continuiamo. Crema idratante, capelli ricci e semi di lino. Avevo fatto anche un video qui, basta cercare Marta Manieri, Maternatura, avevo fatto le prime prove, ok? E già da là non mi era piaciuto. A parte che li avevo accoppiati, avevo usato questo, quello, la maschera, questo. La maschera piace di più, però non è approvata dal Metodo. Anche con questa, ragazzi, mi dispiace, cioè mi viene proprio voglia di rilavarli un secondo dopo, perché pesantissima, sembrano unti i capelli dopo, anche mettendone un po'. Sui miei capelli non funziona proprio, io che ho una porosità medio-bassa e che comunque ho bisogno di prodotti leggeri, su di me non funziona, non funziona proprio, ragazzi, mi dispiace. Effetto boccoli definiti, tipo 3, un po' troppo generico, secondo me, perché io ora ce li ho, secondo me, quasi tipologia 3, però non va bene. Cioè la forma del riccio, secondo me, è l'ultima cosa da considerare per la scelta di prodotti. Secondo me proprio la cosa principale è lo spessore del capello, perché se io ho dei capelli fini, ok che c'è scritto 3A, ma tutti sti oli, tutte ste robe qua su di me non vanno proprio bene, appesantiscono, non mi piace. Un altro prodotto è questo qui, ne sono altri due. Io avevo comprato questi fermagli qui su Amazon nella speranza di poterveli consigliare, perché prima di avere il ciuffo io avevo i capelli qui più lunghi e li tenevo legati sempre con una pinzetta. Ho detto ok, guardiamo questo, sembra fantastico, è una sorta di fermaglio fatto in questo modo che non si vede, non rovina i capelli. Ok, sì ragazzi, tutto bello, però su di me non tiene. Purtroppo non funzionano proprio questi fermagli qui, scivolano, cioè li sento sempre troppo lenti. A me piace che comunque
la sensazione sia di situazione abbastanza ferma, ok? Secondo me, proprio per il fatto che io non ho delle radici molto molto ricce, vedete? Sì, si stanno arricciando un po', vedete, salgono piano piano verso su, però non è che sono riccissime. Quindi scivolano, mi dispiace. Forse se avete le radici... Aia, mannaggia. Le radici un po' più ricce rispetto a me, forse potrebbero rimanere più fermi questi fermagli, ecco. È un'ottima alternativa. Io ho preso questi, ma ci sono anche più grandi, inutilizzabili per me, mi dispiace. Avrei voluto consigliarveli, però niente. Un altro brand di cui voglio parlarvi è Shampora. Voi non so se vi ricordate, io tempo fa avevo fatto un video in cui provavo questi prodotti qui di Shampora per la prima volta. Inizialmente, ok, mi erano piaciuti, vabbè, però questo era tempo fa. Poi, cos'è successo? Che a lungo andare, oltre al fatto che l'odore disgusta proprio dopo un po', è veramente fortissimo. Io avevo scelto la fragranza, quella floreale, ma non mi piace, ragazzi. A parte che il balsamo, questo è il leave-in, ho preso il leave-in, vabbè. Il balsamo non districa proprio, è acqua praticamente. Lo shampoo, anche quello è un final wash, lo uso poche volte, però anche quello, non lo so, non mi piace, non mi attirano più questi prodotti. Sicuramente preferisco altro. I video, sì, prime impressioni, tutto ok, va bene, però cerchiamo di dare tempo ai prodotti, perché così come dopo tempo possono rivelarsi dei flop, al contrario, provandoli più volte e capendoli meglio, possiamo riuscire ad apprezzarli. Questo mi è successo anche con altri prodotti che all'inizio non mi piacevano e poi mi sono piaciuti con il tempo. Con loro non è stato così, mi dispiace. Niente ragazzi, allora per oggi ho finito, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi faceva piacere, ripeto, farvi sapere che comunque non è che tutto quello che mi mandano e che compro vi consiglio queste cose qui, non tutte. Infatti io di questi qui non ne ho più parlato, appunto perché non mi piacciono. Purtroppo nei video prodotti finiti non ci arriveranno mai, a meno che il mio fidanzato li finisca, allora li posso inserire e dirvi quello che penso, però per ora rimarranno lì per un bel po'. E niente ragazzi, questo era tutto e ci vediamo presto al prossimo video. Ovviamente ragazzi, non vi dimenticate che questo è il mio parere, la mia esperienza, vi ho detto come mi sono trovata io. Tutti questi prodotti a tantissime ragazze piacciono molto e li utilizzano, io no. Niente ragazzi, questo era tutto, ciao, alla prossima.